Dottor Cuomo, un ospedale da campo a tutto tondo, direi. Sì, abbiamo organizzato una decina di ambulatori ogni mezza giornata in pratica, oggi stamattina ne abbiamo avuti 10 e fondamentalmente cerchiamo di coprire un po' tutte le esigenze mediche. Infatti c'è l'ambulatorio di endocrinologia, l'ambulatorio di gastroenterologia, di cardiologia, c'è la senologia, quindi cerchiamo di fare una perlustrazione della salute delle persone attraverso una serie di ambulatori, insomma, che sono abbastanza, poi tra l'altro anche completati da persone e da colleghi efficienti che lavorano nelle strutture pubbliche, ASL, ospedale, insomma è una bella esperienza per noi che lo facciamo, ma soprattutto un servizio utile per la gente. Ecco, ma anche un momento di socializzazione, perché vedo tante attività a parte i vigili del fuoco, ma anche attività sportive. Sì, il concetto di salute passa attraverso l'idea che bisogna fare dell'attività salutistica, quindi sport, e si cerca di somministrare alle persone e soprattutto ai ragazzi l'idea che il movimento e quindi lo sport sia un'esperienza importante per l'equilibrio individuale e della salute di ognuno di noi. Ma a fianco a questo ci sono altri aspetti della prevenzione. Vediamo per esempio qui i pompieri che realizzano un'esperienza tra l'altro anche divertente, fanno capire ai ragazzi come ci si comporta in determinate situazioni. Direi che è un modo per affrontare la prevenzione a tutto tondo, come diceva lei prima.